Noi lo chiediamo a chi, insomma, è stato un po' davvero per noi un faro in questa pandemia. Allora, i contagiati della Casa Pia avrà letto, insomma, nelle cronache, avrà saputo che avevano ricevuto la prima dose del vaccino. Questi fatti possono essere messi in correlazione con poi la loro positività oppure no? Assolutamente no. Sappiamo bene che con il vaccino Pfizer e Moderna la prima dose non è sufficiente per proteggersi. E poi queste persone hanno, la Casa Pia c'è stato un cluster di infezioni, queste situazioni erano state, come è sempre successo, perché è già successo non soltanto alla Casa Pia ma anche in altre parti d'Italia e del mondo, dico, dopo la prima dose si sono ammalati perché il virus era stato già infettato. Prima ancora della prima dose, ma già anche se infettasse anche dopo la prima dose, la persona rischierebbe di ammalarsi uguale. Non è una questione di questo livello, dobbiamo vedere se dopo la seconda dose le persone si ammaleranno. Questo vuol dire questa condizione. Ai Novax raccomando di informarsi, di avere chiaramente nel loro gruppo persone che scientificamente sono in condizione di contrastare e non convalidare questa affermazione, perché sono veramente delle sciocchezze che servono soltanto per impaurire la gente. La preoccupazione che la scienza ha in questo momento è la selezione di un ceppo di virus che sia resistente al vaccino, va bene? E questo è chiaramente estremamente importante, stargli dietro e seguirlo, perché chiaramente, come abbiamo visto, la variante inglese, la variante sudafricana, la variante brasiliana, però si dice che c'è anche una venezuelana, cioè, vabbè, le varianti sicuramente ce ne sono tante. E di mutazioni, questo tipo di virus ne fa tante, come tutti i virus, peraltro. Non ce lo dimentichiamo questo aspetto, dico, perché dico, se no non faremo tutti gli anni il vaccino antinfluenzale se non avessimo mutazioni piccole o grandi di questo. Quando sono piccole avremo sicuramente delle piccole epidemie, quando abbiamo delle grandi mutazioni anche del vaccino nel virus influenzale avremo quelle grandi epidemie che ci hanno contraddistinto il secolo passato. Siamo quasi a un anno da quando noi, insomma, l'abbiamo iniziata a disturbare insomma, per darci i consigli, per capire dove stavamo andando. Quando finirà? Non lo possiamo sapere. Tutto dipende da questo, dipende dalla possibilità di avere una vaccinazione totale che possa portarci ad avere il 70% degli italiani e degli europei vaccinati e quindi avere un'immunità di gregge. Se riusciamo a raggiungere questo con un virus che non muta, sicuramente in autunno avremo finito questa storia. Ma se non abbiamo questo, va bene, se non abbiamo un'immunità di gregge, allora il virus continuerà a diffondersi. Se avremo poi una mutazione, avremo sicuramente bisogno di altri anni per poter combattere questa situazione. Una cosa che vorrei ricordare a tutti ancora, io sono noioso, scusatemi, ma ancora in un momento come questo, vedete, io sono qui con la mascherina perché quantunque tutto, dico, bisogna ancora sicuramente proteggersi. Proteggersi vuol dire stare a distanza, avere la mascherina, bene, lavarsi adeguatamente le mani, va bene, in modo da avere la possibilità di evitare il contagio. Evitiamo il contagio. Poi vacciniamoci, seguiamo le indicazioni del Ministero della Sanità sulle vaccinazioni che noi dobbiamo fare. A quel punto, se riusciamo ad avere tutto per raggiungere quella che si chiama l'immunità di gregge, vorrei ricordarlo, l'immunità di gregge che gli svedesi ricercavano in naturale era una illogicità perché si raggiunge solo con il vaccino, non si raggiunge con l'infezione naturale. L'infezione naturale fanno migliaia di morti e se chiaramente si lascia e si va a ricercare l'immunità di gregge non si fanno migliaia, ma si possono fare anche milioni di morti.